E quando ha le soldi per il biglietto, ci penso io. Cos'è? Ma è una civetta, però ce ne stanno tante da queste parti. Le pellegrine andarono a dormire senza sapere che andavano a morire. Entrate, entrate. Entrate. Senza complimenti, non è una camera di lusso, come si dice, il grande hotel. Ma vi dovete adattare. Oh, va benissimo, grazie. I materassi sono di paglia, ma si sta bene lo stesso. Grazie, grazie, buonanotte. Oh, se avete bisogno di qualche cosa, non fate complimenti. No, niente, grazie. Questa porta non si chiude. Non importa, vi chiudo da fuori io. Tanto domani mattina vengo io a svegliarvi. Buonanotte. Ci hanno chiuse dentro. Su, Delia, non devi aver paura, perché... ho tanta paura anch'io. Potevamo salire in macchina con quel tizio. Dopotutto era meglio buscarsi un bacio che una coltellata. Perché tu credi che... Stanno proprio inguaiate, poverelle. Fanno pena. Fanno pena anche a me, poverine. Bisogna aiutarle. Poi lo dice anche lo breve, don Fulgenzio. Bisogna dare il superfluo ai poveri. Perché non proviamo a dormire a turno? Io non ho nessuna voglia di dormire. Oh, Delia! Che c'era scritto sul giornale? Il mostro della Salaria, che chilometro era? 215. E se fosse questa la casa del mostro? Ma no, siamo sulla via Cassia. E chi lo sa, quello ha fatto tanti giri col calessino. Vediamo che si può fare per aiutare quelle poverelle. Magari, con tutto il cuore. Ma se non abbiamo un soldo nemmeno per noi. I soldi? Ah, sai che fai? Ammazza due galline. Domani mattina alle 5 le porti a Donna Teresa e le fai vendere al mercato. Ma se ce ne sono rimaste due sole? Ah, mi dispiace. Ma aiutare chi sta peggio di noi è un dovere. E quando le vogliamo ammazzare? Ammazziamola stanotte. L'ammazzi tu? No, ammazzale tu. Sei più brava. Tu non le fai soffrire. Ammazzo prima la Moretta. Ma perché ammazza prima quelle che ti pare? Che me ne importa? Vogliono ammazzare prima a me. Che importa chi è la prima? Vogliono ammazzarci tutte e due e sotterrarci nell'orto. No, proprio lui è il mostro della via Salaria. Dobbiamo scappare. Come facciamo? Siamo chiuse dentro, siamo in trappola. La finestra. Sì. Hai ragione, prendi le lenzuola. Sì. Beh, è tardi. Andiamo a dormire pure noi. Papà, non senti dei rumori di fuori? Ma quale rumore? Tu stai troppo impressionata a letto, su. Ma ti dico che fuori c'è qualcuno. Ma dove? I ladri! Ci sono i ladri! Ma quale ladri? Vedi qua! Sono quelle due che se ne sono scappate! E perché? Perché? Ma come sono strane le donne! 30 chilometri a piedi! Non ne posso più! Con la paura che avevano avrei fatti anche 100! Oh, senti, peggio di così non ci poteva andare! Eh sì, credo che ormai è il caso di arrenderti. Ci rivolgeremo ai carabinieri! È Aroldo! Aroldo, ma tu sogni! L'ho visto! Ma fermo quella vespa! Aroldo! Ehi, voi due, non volete farmi reggere il moccolo ancora per un pezzo, vero? Amoruccio mio, sono contento che abbiate messo giudizio, vi ci volevano questi spaventi. Adesso vi carico tutte e due sulla vespa e filiamo verso Roma. Sarà un viaggetto un po' scomodo. Oh, non ti castigare adesso. Aroldo è il nostro salvatore e dobbiamo essergliene grati. Tesoruccio mio, pago il conto e partiamo subito, prima di sera saremo a Roma. Quant'è? Tutto, al Teatro Rossini di Vetrollo, nessuno manchi. Ridere, ridere, ridere. Totò a Vetrollo. Ma è possibile? E adesso in marcia. Aroldo, guarda. Beh, e con questo? Ma noi... Scusa, sai, ma c'è Totò qui a due passi. Abbiamo fatto 30, facciamo anche 31. 31, 32, 33, un corno. Delia, vieni a Roma con me. Ma è sciocco. Noi abbiamo un contratto e potremmo cominciare a lavorare subito, magari anche da stasera. Insomma, non ammetto discussioni. O Roma o morte. Ho parlato Garibaldi. E poi come volete che Totò vada a prodursi in un paesucolo come Vetrollo? Ma tutte le grandi compagnie provano prima lo spettacolo in provincia. Insomma, basta. Seguimi. Silvana. Senti, fa come ti pare. Io raggiungo Totò. Vengo anch'io. Delia, ho la tua parola. Ricordati, 5 minuti fa tu mi hai giurato che... Perché non sei ragionevole e vuoi ascoltare soltanto la tua gelosia e il tuo egoismo? Ma io sono egoista, io sono geloso, è vero? E va bene. Per l'ultima volta, Delia.
O tu mi segui o il nostro fidanzamento è rotto. È rotto per sempre. Ma al diavolo, non voglio vederti mai più. Ti odio. E va bene. Addio. Porco Giuda. Cognato. E adesso a vetrollo. È un po' difficile senza un soldo. Sai che facciamo? Ci andiamo in bicicletta. In bicicletta? Non ci sai andare? Come no? Ma chi ci darà le biciclette? Ci sarà bene un noleggio, no? E come le pagheremo? Sai, si paga dopo. Lasceremo in garanzia i nostri documenti. È un'idea. Andiamo. Portare solo i tuoi gonfi. Torna da me, allora. Ehi, ma attenzione, calame! Ma vai, diavolo, prendi! Ma chi ti ha insegnato a guidare? Adesso Totò è troppo conosciuto per via dei film. Insomma, io Totò non lo voglio fare. Senti. Cavalini, io sono divertiggimi. Se fra 10 minuti non sei vestito e truccato da Totò, io ti sbatto per terra tante volte che ti si vorrà l'aspirapolvere per raccattarti. Sì, l'aspirapolvere. Cosa dici? No, volevo dire che se la donna avesse l'aspirapolvere, approvavo. E poi tu lo imiti perfettamente, è l'unica cosa che sai fare. E ringrazia Dio. E del resto c'è il camion lì fuori col motore acceso. Ma io non lo voglio fare, Totò. Sempre arrabbiata con me? Ma che fa lei da queste parti? E come ha fatto a sapere che noi eravamo qui? È facile. Mentre ricercavo disperatamente nei dintorni, mi è capitato un manifestino annunziante questa recita a vetrollo. E siccome sapevo che loro erano dirette proprio da Totò... Infatti, ed ora l'abbiamo trovata. Buonasera. Si può entrare con le biciclette. Dove le mettiamo? E ci penso io. Tonino! E noi volevo parlare con l'amministratore del principe. E quale principe? Ma Totò, no? Prego, prego, cosa desiderano dall'amministratore del principe? Ecco, noi abbiamo un contratto con l'amministratore, il signor Volchieri. È vero, Delia? Sì, siamo due ballerine. Ah, sì, perché è partito. Ma mi ha lasciato gli ordini. Io sono l'amministratore, il segretario dell'amministratore. Mi aspettavo con ansia. Per banco, faccio deputare questa sera stessa. Ma come stasera senza provare? Ma provare che adesso due passi in vita. Tanto che più non capisco niente. Ma sarebbe meglio che lo vedessimo lo spettacolo e poi domani... Ma no, no, devi subito fare il personale. Magari fate soltanto una samba e il finale. Siete voi per la ragazza, ma perché non volete star seduti in platea? Elan! Elan! Anche voi avete le ballerine, Tu insegni i passi della presentazione a queste due belle ragazze, sono bravissime. Trova le due costumi più grandi, per il finale noi faremo come le altre. Sì, ma non è possibile. Ma non è possibile, è soltanto una passeggiata, la cosa più semplice del mondo. Mi raccomando, si passa subito. Sì, sì, facciamo presto. Olimpia, tira fuori i due costumi delle sister. Principale, mi sono arrivate dalla Francia due figliole, due pezze, visto, no? Due pezze di ragazze. Direi di aumentare la percentuale. Ma no, facciamolo tanta, Vedremo, faremo poi. No, no, io ti rifaccio per abitudine, se vuoi prima. Andiamo, andiamo. Aspetta un momento. Non si sa mai, Ma scusa, dov'è Totò? Totò, eccolo là. Ragazze, mi scena, Milena, si comincia. Ma quello non è Totò. Davvero non è Totò. Bella scoperta. Strano che Totò venisse in un paesaccio come questo. Ma guarda che costume. Ah, pazienza, tanto nessuno ci conosce. Già, è quello laggiù in platea. Ma pazienza, se non ti importa niente di lui. Delia.
questo viso, ogni cosa sarebbe più rosa, ma siccome già mai la vedrò la mia casa, questo viso, ogni cosa mi sembra marrò. Maria Tre, Maria Tre, Maria Tre. Unza com'è, unza com'è, triste la chiusa. E quando torna la primavera, tu cambichi la gran signora, vai al mondo e vai al mare, e non dal cuore ti fai mancare. Teresa Marì, Teresa Marì, Teresa Marì. Ed io soltanto parola mia, da quel dì che non sei più mio, sto cantando alla taria. Maria Teresa, Teresa Marì. Al magazzino, non abbandonare il posto per nessuna ragione, non addormentarsi, fermare chi che sia a 30 metri. E se non lo conosco? Chi? Il signor chi che sia. Fermare qualsiasi uomo a 30 metri, la parola d'ordine è Genova, se ti chiedono la controparola rispondi Giovanni. No, non posso rispondere Giovanni. Perché? Perché io mi chiamo Pinosso. Ma lo so che ti chiami Pinozzo, ma devi rispondere Giovanni. Se qualcuno dopo l'alto là avanza senza la parola d'ordine, tu spari un colpo in aria, poi ancora un altro colpo in aria e infine un terzo colpo contro di lui. Contro chi?